Il medico risponde eccezionalmente questa settimana di giovedì. Diamo il buongiorno al professor Matteo Bassetti, direttore del Dipartimento Interaziendale Regionale delle Malattie Infettive. Buongiorno professore. Buongiorno, buongiorno a lei. Allora, non possiamo che partire. Intanto sta bene, visto che ha fatto la dose di richiamo? Sto benissimo, sto in formissima. Un pochino di male al braccio, ma poca roba. Allora, professore, qual è la situazione che stiamo vivendo, soprattutto legata all'influenza, che mi sembra che un po' come da previsione stia picchiando forte quest'anno, molto forte? L'influenza picchia duro, nel senso che noi non stiamo ancora vedendo in ospedale tutta la forza di questa influenza, perché oggi sta colpendo moltissimo i giovani, gli adolescenti e i giovani adulti che notoriamente stanno a casa dalla scuola, stanno a casa dal lavoro, ma difficilmente si recano negli ambulatori dei medici o in ospedale. E io credo che il peggio, tra virgolette, debba ancora arrivare, perché è probabile che avremo un moltiplicatore di casi nelle prossime 2 settimane, quando vedremo probabilmente colpiti anche le persone più anziane e le persone più fragili. E quindi io non è che voglia fare la Cassandra, però, come ho detto tante volte, stavolta nessuno potrà dire che non l'avevamo previsto. Io ricordo con lei tante volte, lo abbiamo detto a settembre, lo abbiamo detto a ottobre, guardate che arriverà l'influenza e quest'anno sarà un'influenza pesante perché il nostro sistema immunitario non la conosce, dopo 2 anni di mascherine, dopo 2 anni di distanziamenti. Ebbene, e questo è arrivato ad ampiamente previsto. Io non credo che il modo per combattere l'influenza sia quello di rimetterci tutti mascherati come un anno fa. Ecco, io credo che il modo di combattere l'influenza migliore sia quello di vaccinarsi. C'è ancora tempo? Ma non lo so, nel senso che io credo che ci si possa andare a vaccinare anche in questi giorni, dopodiché non è garantito, come dire, il risultato come lo era invece se lo si fosse fatto come da raccomandazione nel mese di novembre. Professore, questa influenza possiamo dire che insomma è la peggiore che stiamo vivendo degli ultimi anni? Guardi, io ho guardato indietro, sicuramente da quando esiste il rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità, l'Influnet, che è dal 1999, è certamente la peggiore, quindi almeno degli ultimi 25 anni. Ma io credo che se andiamo indietro sia la peggiore degli ultimi 50 anni, in termini di numeri, in termini di persone colpite. E, sa, c'è da dire che è molto difficile fare un paragone di quello che succede oggi con quello che succedeva 50-70 anni fa, perché non c'erano certamente gli stessi strumenti, sia scientifici che tecnologici. Noi oggi abbiamo la PCR per diagnosticare le persone che hanno, riusciamo a capire se hanno H3N2, H1N1, se hanno un virus B, quindi è molto difficile guardare indietro. Però guardando i numeri e guardando quanto è ripita la curva di salita in questi primi 15 giorni di dicembre, mi fa pensare che siamo veramente alla peggiore epidemia influenzale degli ultimi 50 anni. Pronto, buongiorno. È caduta la linea, aspettate un secondo, fate finire il professore di parlare. Allora, andiamo avanti con le prime domande. Sono Alberto, 50 anni, volevo chiedere al professor Bassetti quanto dura la copertura dopo aver fatto il Covid. Allora, qui il problema è, qui secondo me c'è stato un problema di fondo anche a livello della comunicazione. Allora, chi ha fatto 3 dosi di vaccino è sotto i 65 anni e ha fatto un Covid, diciamo, in questo 2022, abbiamo detto potete stare abbastanza tranquilli perché comunque l'immunità ibrida si costruisce in maniera abbastanza forte. Chi ha fatto in qualche modo il Covid, anche magari in maniera leggera, non doveva, a mio parere, escludere il richiamo vaccinale, cioè uno che ha fatto il Covid anche a luglio, anche ad agosto, ma a 70 anni, doveva fare comunque il richiamo per il Covid in questo settembre, ottobre, novembre, diciamo. Ci sono ancora troppe persone che pensano, ah, ma io ho fatto il Covid, sto tranquillo. Nella realtà la produzione anticorpale che si ha con la variante Omicron dà sì una immunità, ma è fugace, è breve, si esaurisce nel giro di qualche settimana, dalle 8 alle 12 settimane. Quindi
C'è bisogno comunque di rinforzare gli argini e l'unico modo per rinforzare gli argini nei confronti di Omicron è evidentemente quello, se sei fragile e se sei anziano, è di fare richiamo. Simone scrive: sono da poco guarito dal Covid, mi è stato detto che lo posso riprendere anche tra un mese. È vero oppure è una bufala? Anche Anche prima di un mese, perché le hanno detto solo un mese? Si può riprendere, prima? ma certo. Allora, il problema è questo. Noi abbiamo confuso in questi 2 anni e mezzo, ma non certo per colpa nostra, ma per colpa, diciamo, di questo gestire il Covid in maniera popolare, cioè di che tutti ne parlano, quello che sono le malattie gravi e i sintomi impegnativi rispetto a quello che è il tampone positivo. Allora, ma abbiamo mai fatto questo tipo di sforzo per altre infezioni nel passato, cioè chi si vaccinava per lo pneumococco o per il morbillo o per l'influenza, gli abbiamo mai infilato una volta ogni 3 giorni un tampone nel naso per vedere se aveva tracce di pneumococco, tracce di influenza, tracce di morbillo? No. E quindi noi abbiamo fatto un esercizio sbagliato, cioè il vaccino deve proteggermi per quello che riguardano i sintomi di una malattia impegnativa. Il fatto che non mi proteggo, mi protegga meno per essere asintomatico per il Covid, ma a chi interessa? Cioè, fondamentalmente, per rispondere al telespettatore, cioè, il fatto di avere il tampone positivo non vuol dire avere il Covid. Ecco, questo deve essere molto chiaro alle persone. Il fatto di avere il tampone positivo dice unicamente che c'è un po' di virus nel mio naso, nient'altro. Pronto, buongiorno. Pronto? Sì, prego, faccia pure la sua domanda. Posso fare? Grazie. Senta, volevo parlare col dottor Battetti. La sta ascoltando, prego. Sì, buongiorno. Io ho fatto la quarta dose in primi di giugno. Ho 83 anni. Poi ho fatto l'influenza, il vaccino dell'influenza, il 9-11 di quest'anno, il novembre di quest'anno. Poi il 21 di novembre ho fatto il Covid. Volevo chiedere se devo fare la quinta dose, no? O se essendo vaccinato non posso stare tranquillo che non mi viene più il Covid. Allora, il fatto che non le venga più il Covid in forma grave, direi di sì, 4 dosi più il Covid circa 20 giorni fa, obiettivamente credo che lei abbia un'immunità ibrida abbastanza forte. Quindi lei sarebbe rientrato in quelli che dovevano fare la quinta dose, perché vista l'età, poteva fare il secondo booster, diciamo 2022. Nella realtà, avendo avuto un Covid così recente, io le dico, ne riparliamo nel 2023. Andrea, 49 anni, 4 giorni di febbre, oggi ho fatto il tampone ed è positivo, ma non ho nessun sintomo strano, grazie alle 3 dosi di vaccino fatto, utilissimo, quindi vaccinatevi tutti per favore, ci scrive. E poi io e mio marito positivi, fortunatamente abbiamo fatto la quarta dose, vorrei fare una domanda un po' particolare. Le cose toccate in casa rimangono contaminate per quanto tempo? Ma non rimane contaminata proprio niente, guardi. Ma finiamola con questa cosa della contaminazione, come se si entrasse dentro nel reattore nucleare di Vaporizhia o dell'ex Chernobyl. Non succede niente. Vivete una vita tranquilla, lavatevi le mani, senza bisogno di pensare che le superfici, gli oggetti, rimangano contagiati. Ecco, evitiamo di tornare a quelli che facevano lo shampoo ai surgelati, se lo ricorda Tiziana, no? Sì. Che andavano al supermercato, arrivavano a casa e lavavano i surgelati prima di rimetterli in freezer. Ecco, evitiamo queste stupidaggini. Diciamo che ci siamo dimenticati, molti si sono dimenticati quello che avevamo vissuto 2 anni fa e abbiamo visto anche queste scene, insomma, all'epoca forse avevamo tutti più paura, non si sapeva bene esattamente che tipo di virus e di malattia fosse, però l'abbiamo vissuta. Allora, Marina dice, chiedo scusa al professore, ma ho questo dubbio. La cosiddetta quinta dose può farla chi ha fatto solo la terza dose o si deve fare anche la quarta dose? Per Non forza, per capisco, fare. Allora, grazie. vede, qui c'è un problema di comunicazione. Io ho detto chiaramente che non va chiamata quarta dose, va chiamata richiamo 2022, che non vuol dire la 2022esima dose, vuol dire richiamo per la vaccinazione del Covid nel 2022, che gli anglosassoni chiamano booster. Quindi, se sei nelle categorie che abbiamo definito chiaramente, che vogliono dire immunodepressi, fragili,
o over 65 in questo 2022 devi fare il richiamo. Quindi fondamentalmente il richiamo vuol dire se hai fatto il ciclo completo delle tre dosi nel 2021. Basta. La quinta dose, cioè il secondo booster, lo fanno unicamente le persone over 80 o grandissimi fragili ematologici, trapiantati, oncologici. Quindi è chiaro che se tu in questo 2022 non hai fatto neanche ancora una dose, è inutile che pensi alla quinta. È bene che pensi a questo richiamo del 2022. Quindi la quinta non è che fare la quinta dose si fa con un vaccino diverso, si usa esattamente lo stesso con cui si fa la quarta, no? Voglio dire, con cui si fa il richiamo, fondamentalmente il booster. Pronto, buongiorno. Buongiorno, sono Marina. Marina. Posso dire una cosa, professore? Certo, la sta ascoltando. Senta, professore, io ho fatto la terza dose, ho fatto un mese fa con l'influenza, la terza dose una settimana fa. Adesso posso stare tranquilla per quando? Per quanto? Signora, io ho capito bene, lei ha fatto la terza dose o la quarta dose? La terza dose una settimana fa. Perché E come mai ha fatto solo la terza dose? Vuol dire io avevo che... fatto la Moderna e non ha... È caduta la linea. Allora, la Vai. signora ha fatto la terza dose, cioè fondamentalmente l'esempio, credo, della signora si ricollega al caso che abbiamo fatto prima, cioè la signora probabilmente nel 2021 ha fatto solo due dose perché poi magari aveva fatto il Covid, ha deciso di non farlo, per cui fa quest'anno il richiamo che per lei è terza dose, ma è il richiamo 2022, quindi l'avrà fatto con un vaccino evidentemente aggiornato. Diciamo che ha fatto un po' di pasticci questa signora, perché voglio dire, aver fatto fino a novembre 2022 soltanto due dosi vuol dire non aver completato il primo ciclo. Comunque, anche perché dalla voce non mi sembrava particolarmente giovane. Allora, sentiamo chi è in linea con noi. Pronto? Pronto? Buongiorno, Lucia. Dunque, volevo chiedere al professore un'informazione per una signora che abita da sola e ha fatto un raffreddore, tosse e anche un po' di febbre. Non ha potuto fare il tampone a Sì. vedere se era positiva. E dovrebbe fare la quarta dose, però non sa se la può fare perché non sa, non Se ha avendo avuto fatto il il Covid, allora vorrei tampone. sapere se può farla lo Lo stesso. Grazie, faccia Lucia. tranquillo, non c'è nessun problema, anche se ci si vaccina e avendo il Covid, diciamo, magari in maniera asintomatica o poco asintomatica, non succede niente. Non è che se uno fa il vaccino e ha il Covid, chissà cosa succede. Ecco, voglio dire, sarebbe meglio evitare di farlo, ma se dovesse per caso avere avuto anche un raffreddore legato al virus del Covid, al SARS-CoV-2, può stare tranquilla. Quindi vada a dire alla sua amica di andare a vaccinarsi senza problemi. È molto più importante vaccinarsi che non vaccinarsi. Mia moglie ha 84 anni, ha fatto la quarta dose ad aprile, sta bene, ha fatto anche il vaccino antinfluenzale il 10 novembre, però vive con un marito oncologico, quindi direi che è quello che scrive il messaggio, che fa immunoterapia, con quinta dose appena fatta. Mia moglie deve fare la quinta dose? Direi di sì, nel senso che, ma a prescindere dal fatto che abbia un marito immunodepresso, la signora ha 84 anni, quindi rientra perfettamente in chi, avendo lei fatto la quarta dose, come ci ha detto, ad aprile, sono trascorsi, mi pare, 6 mesi, e quindi direi che, anzi, 7 mesi, mi pare che in queste persone, nelle persone più anziane, purtroppo, il virus, la copertura anticorpale tende a scendere. Quindi bisogna fare, come dire, bisogna dargli un riempimento, è come se la benzina a un certo punto finisce e bisogna metterne la di nuovo. Per fortuna, nella grande maggioranza della popolazione, così non è, perché noi abbiamo fatto parte degli operatori sanitari, ma Tiziana, per esempio, ha fatto le tre dosi nel 2021 e 21. quindi lei è più tranquilla, ma perché ha un sistema immunitario che funziona
come dire, funziona normalmente. Chi invece è più anziano ha un'immunosenescenza. Cos'è l'immunosenescenza? Gli anticorpi, quando si diventa un po' più maturi e si va in là con gli anni, funzionano un po' meno, quindi sono, è un po' come i muscoli, è un po' come tante altre cose, sono meno reattivi e quindi bisogna, come dire, andarli a stimolare con delle dosi continue di richiamo. Ho 70 anni, ho fatto la quarta dose a luglio, dal test sierologico risulta dosaggio anticorpi molto alto, 1904. Devo fare la quinta dose? No, torna al dosaggio degli anticorpi, era tantissimo allora, che non lo leggevamo. Allora, questo è chiaramente un esempio in cui abbiamo un signore di 70 anni a cui è bene fare la dose di richiamo, cioè la quarta dose, l'ha fatta, basta, tranquillo, fine. E non c'è neanche bisogno di andarsi a spendere dei soldi per fare gli anticorpi, non credo che abbia un servono a poco. Speravo che l'avessimo chiarito che gli anticorpi è inutile farli, ecco, lo ribadiamo che è un esame che nasce al tempo che trova. Rita, buongiorno. Buongiorno, senta, io sono, vorrei abbassare il coso. Sì, dovete togliere l'audio della televisione e ascoltarci dal telefono, se no risulta poi complicato sentirci in maniera fluida. Ecco, ho abbassato il televisore. Senta, professore, buongiorno, volevo chiederle questo. Sì. Mi sentite? Sì, la sentiamo, Rita, prego. Allora, io ho questo problema, ho 76 anni, non ho patologie, ho fatto l'anno scorso tutti e tre i vaccini, poi a giugno ho fatto un Covid, ora il primo novembre ho avuto dei sintomi, ho fatto un tampone in casa dopo tre giorni, è risultato positivo. E il giorno dopo sono andata in farmacia per ufficializzarlo, diciamo, ed è risultato negativo. Adesso io la quarta dose mi hanno detto di farla a febbraio, perché ho fatto vedere il stick al mio dottore e mi dice senz'altro quello che ha fatto in casa era giusto, perché era proprio un positivo, diciamo, dichiarato. Vuole sapere se va bene per lei aspettare febbraio con 76 anni, eccoci. Ma io guardi, se lei ha fatto tre dosi e ha 76 anni, io non aspetterei, non avrei aspettato, cioè se ho capito bene un po' il suo quadro, sì, ha fatto dei Covid, dei momenti, però insomma voglio dire, lei ha 76 anni e il richiamo dell'anti-Covid del 2022 non mi pare che l'abbia ancora fatto, quindi questo secondo me farebbe bene a farlo, ecco, voglio dire, al di là di... Cioè, il problema vero di questa vaccinazione sono che la gente ama giocare all'allegro infettivologo, cioè l'allegro infettivologo è quello che si va al tampone, decide, ah ma mi prendo un po' di antinfiammatori, ma è durato, vediamo quando fare il tampone in uscita, cioè l'abbiamo mai fatto una roba simile per tutte le altre malattie infettive per cui ci si vaccina? No, e allora non vedo perché dobbiamo continuare a fare, basta tamponi, finiamola di continuare a tamponarci, non ha nessun significato con tamponarci oggi per il Covid, perché dovremmo farlo per l'influenza, per lo pneumococco, per il virus respiratorio sinziziale, basta tamponi, hanno sufficientemente arricchito chi doveva essere arricchito, adesso basta. Facciamo fare i tamponi ai medici e finiamola di giocare all'allegro infettivologo. L'allegro infettivologo è bello però, bel titolo. Perché sa che era l'allegro, se lo ricorda l'allegro chirurgo, no? Me lo ricordo, ce l'avevo. Ecco. Me l'ha portato Babbo Natale, professor Matteo Bassetti. Ecco, vedi, ero anche brava. L'allegro infettivologo, quello che fa i tamponi, no? Che fa i tamponi e poi guarda il sierologico e poi prescrive gli antinfiammatori e poi prende un po' di idrossiclorochina. Ecco, questo è l'allegro infettivologo. Dice anche il nostro Filippo Rossi che i suoi bambini all'allegro chirurgo ci giocano molto. Va anche all'allegro infettivologo. I miei ci giocavano. Devo dire che mi divertivo molto a cercare di tirar fuori le ossa senza far suonare. Era quello più difficile, quello. Allora, telefonata, pronto? No, dateci un attimo ragazzi, non buttate giù subito il telefono. Massimo, io ho avuto il Covid nel 2021 e mi ha lasciato un ricordino ispessimento della pleura. Ho fatto due dosi, nel momento di fare la terza mi sono ripreso il Covid in forma molto leggera a marzo 2022.
Ora ho 39 anni, devo fare la quarta dose secondo lei o posso stare tranquillo? No, direi di no, insomma, vista l'età, vista le due dosi, visto il Covid fatto così vicino, direi che lui è una di quelle persone. Ripeto, noi dobbiamo mirare dritti a quelli che sono le persone più fragili, quelle che ancora oggi, se non fanno i richiami, li vedo alle mie spalle, come li ho visti purtroppo negli ultimi 10 giorni, e non avrei più voluto vederli. Vuol dire che in qualche modo abbiamo sbagliato tutti noi nella comunicazione, perché quando vedo una persona di 82 anni, come ne ho uno di là, che non ha fatto neanche una dose di vaccino, vuol dire che fondamentalmente siamo a, non lo so, vuol dire che il sistema non ha funzionato, poi non lo so se per colpa di chi, però ecco, io vorrei vedere sempre più persone anziane, sempre più persone fragili che fanno le dosi di richiamo, e tutto sommato le persone giovani come la persona che ha telefonato possono stare abbastanza tranquille. Isa, buongiorno. Buongiorno. Senta, sono in linea, sì? Sì, certo. Volevo parlare col professor Bassetti. La sta ascoltando. Volevo dire che io a marzo del 2020 ho fatto un brutto Covid, ma l'ho fatto in casa. Mi è arrivata sino alla febbre a 41. Ho chiamato più volte il servizio che allora era, insomma, chiamato i medici, il numero disponibile, e mi hanno risposto: signora, stia in casa, per favore non venga in ospedale. Non venga in ospedale. Intanto io la febbre aumentava. Ho chiamato la seconda, la terza volta. La terza volta mi hanno detto: non si muova di casa, per favore signora, entro la fine di marzo verremo noi a vederla. Io non ho visto nessuno. Mio figlio, vedendo che io avevo questa febbre altissima, che non mi passava, stavo male, non avevo sintomi di soffocamento, di questo, avevo la febbre altissima e avevo un gran freddo nonostante tutto. E insomma, sta di fatto che mio figlio è andato in farmacia, ha preso un antibiotico con la tachipirina. Dottore, professore, a me in una settimana mi è scomparso tutto. Poi diranno che è sbagliato agire di testa propria, ma io stavo male e a casa mia non è venuto nessuno. Guardi signora, allora io credo che il marzo del 2020 sia stato un periodo talmente impegnativo per tutti che ritornare a parlare di quel 2020 non faccia bene a nessuno. È chiaro che in quel momento era giusto in qualche modo che in ospedale andasse chi aveva veramente bisogno, cioè lei ha detto chi soffocava. Gli altri, evidentemente, che avevano delle forme simili influenzali, potevano utilizzare dei farmaci di automedicamento. Ecco, io personalmente l'antibiotico nel 2020 si utilizzava, oggi non lo utilizziamo più nel Covid, ma gli altri sintomatici, d'altronde, voglio dire, io credo che le forme influenzali, anche quella dell'influenza comune, non abbiano bisogno di venire in ospedale. Ecco, diamo un messaggio alle persone, perché purtroppo non vorrei vedere nelle prossime settimane le persone che dopo 2 giorni di febbre corrono al pronto soccorso. Ecco, non bisogna andare al pronto soccorso con la febbre. Non bisogna andare al pronto soccorso. Si va al pronto soccorso unicamente se non si respira bene, se si scende molto la saturazione, se si hanno dei sintomi imponenti, importanti, se si ha del delirio, se si hanno un'alterazione del comportamento. Ma non è che perché uno ha l'influenza va al pronto soccorso, non esiste nessuna parte del mondo, siamo solo noi italiani che andiamo al pronto soccorso quando abbiamo l'influenza. È una maleducazione nel nostro paese. Dobbiamo imparare che quando si ha l'influenza, durante l'inverno si sta a casa. Viene gestita dai medici di medicina generale anche telefonicamente, perché ormai il teleconsulto, la televisita è un qualcosa che si può fare a casa. Ecco, l'autopresentazione al pronto soccorso perché si ha la febbre non si fa. È sbagliato, perché rischia di mettere in difficoltà il sistema sanitario. Il pronto soccorso deve essere unicamente disponibile per le urgenze, quando servono, non che uno ha la febbre, siccome non gli risponde il medico, prende e va al San Martino, al Villa Scassio, al Galliera. Non esiste, è sbagliato, è un errore che non dobbiamo commettere. Grazie, grazie professor Matteo Bassetti, buona giornata e buon lavoro, arrivederci. Grazie a voi.